Ricorrono proprio oggi i 450 anni della Fondazione della Misericordia di Castiglione Fiorentino. Alla cerimonia anche il presidente delle Misericordie Nazionali, Domenico Giani, che ci racconta anche dell'impegno appunto delle Misericordie a livello nazionale. Durante la pandemia le Misericordie sono state a fianco delle persone sofferenti. Immagino qui nella città di Castiglione Fiorentino quanto i nostri volontari si siano adoperati per servire le persone più fragili, gli anziani, i malati, le persone sofferenti, ma in generale la collettività. A livello invece diciamo più attuale, quello della guerra, la Misericordia hanno fatto un grandissimo lavoro portando, raccogliendo e portando in zona di confine tonnellate e tonnellate di generi di prima necessità, medicinali, viveri, vestiario, eccetera, facendo queste operazioni di esfiltrazione. Proprio oggi stiamo lavorando per l'esfiltrazione di un gruppo di bambini da Kiev. In questi giorni ho siglato un memorandum of understanding con le capitanerie di porto per una nostra ulteriore presenza a favore anche dei bagnanti, ma anche a favore dei migranti. Insomma, un lavoro che, come dire, le Misericordie continuano a offrire ogni giorno per la collettività. Ad officiare la cerimonia il correttore nazionale Monsignor Franco Agostinelli, che ricorda il momento che stanno vivendo adesso le Misericordie di Sinodo. Sì, io mi auguro che le Misericordie d'Italia comprendano l'opportunità preziosa che il Sinodo rappresenta per tutte loro. Noi non vogliamo fare niente di, come dire, ecclesiale nel senso più ristretto del termine. È un momento in cui la Misericordia fa una revisione di vita per dare uno sguardo più concreto alla propria identità e per riprendere il cammino con rinnovato vigore. Ecco, io credo che sia un'opportunità grande, preziosa, che la Misericordia ha, e mi auguro che non si lasci sfuggire, perché anche la base intendo dire volontari, eccetera, diventeranno protagonisti di quello che sarà il cammino attuale e futuro delle Misericordie, se il Sinodo verrà accolto. Due i mezzi inaugurati dalla Misericordia di Castiglione Fiorentino e si rinnova l'appello al volontariato. Questo sempre, volontari sono sempre necessari, i mezzi li compriamo, infatti anche oggi inauguriamo una nuova ambulanza, però le persone un po' più difficoltose, perché volontario certe volte, proprio perché è volontario, ci sono dei periodi che è da noi e dei periodi che non può fare il volontario, che si dedica ad altro. Quindi l'appello a venire in Misericordia a qualsiasi età, in qualsiasi momento, questo, e sono sempre benvenuti. Non basterebbe un libro per ringraziare e per citare tutte le azioni benemerite che sono state portate nelle varie emergenze in questi secoli a Castiglione Fiorentino, però effettivamente mi bastano gli ultimi due anni per un mio personale ringraziamento e la riconoscenza di tutta la città alla Misericordia, perché nei momenti del bisogno c'è stata anche negli ultimi due anni. E a coronare anche questo sforzo e questo impegno c'è anche il fatto che non sono mai venuti meno anche gli impegni per la dotazione di mezzi adeguati, per il soccorso, ambulanze, eccetera, anche proprio durante la pandemia. Quindi significa che da una parte la comunità castigliese ha risposto e ha dato una mano, anche quelle mani silenti che sono le migliori, quelle senza nulla togliere, ma quelli che agiscono anche in modo anonimo, e ce ne sono tanti. E poi ci sono anche aziende e privati che non mancano mai di dare il sostegno a questa longeva confraternita.